Ok ragazzi, siamo nel previously di The Walking Dead 2 del capitolo 4 e stiamo per cominciare il capitolo 5. Gustatevi il filmato e dopo una bella intro, eh? Oh, qui è morto Carver. Qui Kenny si è lasciato andare al nulla. Qui... E qui Jane alla fine ci ha dato la lima per unghie barra grimaldello barra arma barra tutto e ci dice non farti trascinare con loro. Qui c'è lo scambio alla messicana e c'è Arvo che mi sta parecchio antipatico e Rebecca che alla fine si trasforma e io l'ho uccisa. Ragazzi, nell'episodio precedente avevo detto Krista, perché sapete, una incinta che finalmente un figlio ce l'ha, pensavo fosse ancora Krista del capitolo 1, ma vabbè, lasciamo perdere, era Rebecca. Ed è morta, perché era sul Death Note. Questa serie videoludica si adatta in base alle scelte prese, la storia viene plasmata dal tuo modo di giocare. È la prima volta che la vedo. Telltale Games presenta. In associazione con Skybound Entertainment. The Walking Dead, capitolo 5. Capitolo 5 l'ho messo io, ragazzi, ma tanto lo sapete che è il capitolo 5. Cos'è successo? Roba brutta. Sono morti tutti. Un lac di sangue. Un lacco di sangue. Non è morta, non è morta Clementine, perché lo disinstallo il gioco, eh. No. Allora, Arvo è morto. No, Arvo è vivo. Mike è ferito. Luke sta sparando, è grandissimo. Il russo di... è a terra, ferito, speriamo che, muoia. Kenny spara ancora in piedi, perché Kenny è figo, Kenny può. Contro uno che lo minaccia in russo, oltretutto, quindi... Il bambino... Ma lascialo morire, tanto il bambino dire, beh, ragazzi, io sono cattivo, ma... Io voglio dire, bisogna... Premi il pulsante V per strisciare, ma sì, ho capito, ma lo so giocare, non ho capito perché mi fa il tutorial. Vabbè. Oh, oddio mio, abbiamo schivato una pallottola di pochissimo. Ammazzatelo, bambino. Che stai facendo? Devo scegliere? No, devo... Dai, afferro il bambino. Proteggo il bambino. Non ammazzeranno lui, eh. Ah, ok, mamma mia. Meno male. E il bambino l'abbiamo salvato. No, stai giù. Che i russi c'hanno il Kalashnikov, sono bravi a sparare. Spara ad Arvo. Lascia fare a Kenny. No, non è che ha la so... È così che la chiami? No, no, bisogna fare qualcosa. E tanto allora che... Vabbè. Kenny ne sa, stai attento all'albero. Kenny lo minaccia e lui gli dice qualcosa in russo, con parla in russo. In inglese coglione. Io vi ammazzo tutti quanti. Beh, forse era meglio che parlavi in russo. Quel lato del muretto potrei avere una visione. Coprimi. Col bambino? Cioè, come ti copro? Lancio il bambino che ti fa da scudo? Non ho capito. Che diversivo dovrei fare con un bambino in mano? Ecco, hanno sparato nel ginocchio a Luke. Luke, fai il bravissimo, headshot, bitch. Stai bene? Con un proiettile nel ginocchio? Ha preso la gamba, ma credo che il proiettile sia uscito dall'altro lato. Credo che starò bene. Sì, intanto qua la gente si fa ficcare i proiettili in testa e poi crede... Sparate ad Arvo. E adesso non è più uno scambio alla messicana. Kenny, sparagli. Lascialo andare. Vabbè. Metterò fine a questa storia. Vieni fuori immediatamente. Va bene. C'è lo zombie. Kenny.
Kenny, Kenny, la sorella stronza, Kenny. Kenny, oh, sparagli. Ah, ecco. No. Hanno fulminato Kenny. C'è Natasha. C'è Natasha, la sorella di Arvo e Natasha. Ammazza anche Arvo. Ammazza anche Arvo. Chi gli ha lanciato cosa? Come? Oddio. Oddio, Jane. Aia, che dolore. Ah, un coltello nella nuca. Dio, che male. Aia. Oddio, che roba brutta. Safe to come out. Oh, santo Dio. Oddio. Jane, allora non ci hai tradito. Dai, andiamo. Jane non ci ha tradito. Io ti favo per te. Brava. Poi hai fatto bunga bunga con Luke, quindi... è stato intenso. Intanto Bonnie... Bonnie si è fatta i fatti suoi. Bonnie era lì. Grazie per essere tornata. Dai, sei la partner. Mi hai detto che c'hai la partner. Non avevo mai ucciso qualcuno che mi aveva fatto del male, che non lo meritava. Se lo meritava, se lo meritava. Esatto, cercate di ucciderci. Sì, l'ho fatto per questo, ma mi sembra ugualmente sbagliato. Ma che sbagliato? Ma per chi fa il tifo? Sei sicura? Sicura come la morte. Ecco. Madonna ragazzi, ma c'ho ancora male al coppino. Quella gli ha impiantato un machete nel collo. Aia. Però ragazzi, gli ho dovuto piantare l'headshot a Rebecca. E si stava trasformando con il bambino in mano. Andava tutto a nostro svantaggio. Però ragazzi, se si è trasformata all'improvviso, cioè Rebecca non è stata morsa. E se quando... cioè, se è stata morsa, quando è stata morsa? O funziona anche che per tutti i morti si trasformano? Ah, lei ha solo perso troppo sangue, non è colpa di nessuno. Quindi automaticamente i morti si trasformano comunque. È con Alvin adesso. Mamma ragazzi, sta diventando sentimentale. Voglio registrare episodi corti perché sta diventando sentimentale. Non ce la faccio a farli lunghi, eh. Non preoccuparti, Becca, ci prenderemo cura del tuo bambino. Riposa in pace. Arvo! 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 No, no, dagliele! No, ha fatto bene, ha fatto bene. Certo che lo è, ci ha fatto prendere dal... Spostati, Mike. Fagli sparare, sì, fagli sparare. Va bene, ci porti là e poi t'ammazzo. Ti porti là e poi ti uccido, Arvo. Arvo, sei passato in cima, sulla copertina, sui titoli di coda, sui ringraziamenti. Sei dappertutto sul Death Note, devi morire. Allora chiudi gli occhi, sarò rapido. Quel cibo ci serve. Ci serve il cibo, però. Sono stato ricattato da un russo perché ha una casa del cibo e noi abbiamo un bambino di... Tu non ti mischiare, soprattutto colpa tua se questi stronzi ci hanno seguiti. Non dare la colpa a lei. Pensa al bambino. Ragazzi, guarda che, cioè, ragazzi, guardate che tutti i figli di Kenny, o meglio, il figlio di Kenny, cioè Papera, non è finito bene. Io ve lo dico. Però, cioè, Papera è morto nell'1, non è arrivato al 2. Sì, ce li avevo anch'io il laccio, se non sbaglio. Seguite me, io vi guida. Primo, parla italiano, perché già mi stai Giamaica proprio. E è meglio che non specifico, ragazzi, non voglio essere volgare, scusatemi se lo sono stato.
Però mi fa salire la carogna il fatto che a lui non gli abbiamo rubato i medicinali e ci ha fatto tendere dagli amiconi un'imboscata con uno scambio alla messicana alla fine del capitolo 4, che poi non si sa come mai ci siamo salvati tutti da una scena dove abbiamo preso delle decisioni. È stato un errore. Se può consolarti, di solito quando me ne vado è per sempre, ma non questa volta. Tu vai una sorella minore, eh? E quindi vuoi un biscottino? Sono contento che sei tornata, te l'ho già detto, ma non ho mai voluto che te ne andassi. Eh no, perché sei l'unica che sa il da farsi. Perché sei il 90% della ragione per la quale sono tornata e l'altro 10% ci hai fatto bunga bunga, quindi se ce l'avessimo. No, Jane ha vinto tutto, ragazzi, comunque. Jane non ha scalato le classifiche del Death Note neanche quando è scappata. Posso solo promettere che non ti abbandonerò di nuovo, cosa che in realtà non ho mai fatto. Prima, che anche quando ho voluto, probabilmente più di una volta. Non è necessario puntargli la pistola tutto il tempo, hai dimenticato quello che è appena successo. Non può andare da nessuna parte. Sì, il problema è, nella casa c'è qualcuno? Sì, no, io di Kenny non mi fido più, ragazzi, mi dispiace. Ho letto negli altri commenti. L'ho notato anche io. Ho notato, ragazzi, che mi avete detto nei commenti non trattare male Kenny, ma Kenny a Sarita, motivo per cui ha incominciato a trattarci male, non aveva neanche detto della sua ex famiglia, quindi non è che si è comportato proprio un granché. Qualsiasi cosa abbia detto, farò del mio meglio. Così, risposta random. Poi leggerò in editing, ragazzi, e capirò a che cosa ho risposto. Quindi potrebbe anche essere: attenzione, devi morire, farò del mio meglio. Vabbè. Stiamo andando a in quella città dove siamo diretti dall'inizio, credo. Salvataggio. Ragazzi, in questo capitolo, siccome non so quanto è lungo, vorrei fare magari episodi non da 20 minuti, ma da 15-18. Allora, ragazzi, questo di prova. Siccome l'altro era un episodio da 52 minuti diviso in due, adesso proverò a farli leggermente più corti. Poi, dopo questo video, ditemi se li volete più lunghi oppure più corti, così vanno bene. Cosa ho appena detto? Spara ad Arvo. No, Kenny sta dando fuori di testa, eh. No, ma Kenny sta dando veramente fuori di testa, ragazzi. Sta dando fuori di testa. Kenny lo ammazza, ne sono sicuro. Lascialo stare. Deficiente. Kenny, t'ammazzo, te lo prometto, eh. Non mi istigare. Cioè, il ragazzo ne ha passate tante, noi invece arriviamo da un campeggio 4 stelle sull'Oceano Atlantico con il mare blu e le palme di cocco. Si passano il bambino, così, se lo passano un po' e un po'. Luke, Luke, Luke. Tutti gli uomini che conosco vogliono solo dimostrare agli altri di essere forti. Farli stare al loro posto. Ma io gli avevo detto di non fare niente che c'era Kenny. Lui ha voluto fare l'eroe e si è beccato un proiettile nel ginocchio. Va a finire sempre nello stesso modo. Hanno solo paura. Bam! Risposta secca. Succede solo in questi casi, quando non sanno cosa fare. Madonna, sono cinico fino alla morte con Clementine nel 2. Ci vuole una donna per fargli ragionare. A quanto pare con Jane, eh? Continua a premere qui, ok? Vado a prendere delle bende. Sì, ma c'è un buco nella gamba, anche se gli metti il fazzoletto, non è che dice il fazzoletto magico che guarisci, eh? Vabbè. Per Carver, che è morto. Oddio, vuoi vedere che Luke ha fatto bunga bunga anche con Bonnie? Vuoi vedere? Ti riprenderai. Io vorrei finire The Walking Dead 2 con Luke e Jane. O con Luke o con Jane. Possibilmente con Jane. Luke non ho niente, sappilo. Però Jane ha appena conficcato un macete nella schiena 1. Cioè nel coppi. Ah, che male. Che brutta roba. How did we get here?
Come siamo arrivati fin qui? Camminando? Oddio, c'è davvero camminando! Camminando! Almeno la maggior parte di noi. Tu in pratica hai dovuto essere trasportato. C'era davvero camminando, ragazzi. Seduto sulla neve, appoggiato a un albero con un proiettile nella gamba, ma vivo. Ed è già un bel passo avanti, comunque. Mentre tanti dei miei amici sono morti, senza motivo, io non ho potuto fare niente per impedirlo. Allora, a Carlos gli hanno piantato un proiettile addosso. Ad Alvin pure. Rebecca si è trasformata. Sara è una deficiente. Non sono morti in vano. Poi chi altro è morto, ragazzi? Non mi ricordo. Però quelli che dovevano morire sono morti, quindi... Si aggiungono dei nomi al libro nero, ragazzi, sappiatelo, eh? Che cos'è? No, niente. Fa davvero freddo. Sì, ma tra un po' la buttiamo, non ti preoccupare. Che un po' d'acqua e sapone tornerà come nuovo. Ma scusami, eh. Tu in un apocalisse zombie pensi ad acqua e sapone per pulire il giubbino? Boh. Se può cambiare la band della ferita all'occhio di Kenny. Ma non credo sia sentito, vabbè. Potrebbe farmi schifo. Andiamo, ok. Kenny, hai recuperato punti, ma... ma solo per un po'. Ok. Grande Clementine. Grande Clementine. Allora. Non ci danno in mano il personaggio, ragazzi, quindi non posso stoppare a 16 minuti. Appena ci può andare in mano il personaggio. Ai suoi genitori sarebbe piaciuto. Sì, mi piace. Non ho capito che cosa ha detto perché parlavo con voi, ragazzi. Ah, Alvin Junior. Ti chiameranno Mr. Fantasia, eh? Alvin Junior. Posso cambiarti le... Devo cambiarti le bende. Esatto. Mamma Clementine, mamma. Ma stai zitto. D'accordo, facciamola finita. Voglio vedere in che condizioni è quella schifo d'occhio. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace. Se il video non vi è piaciuto, mettete mi piace. Ricordatevi di commentare, condividere, iscrivervi alla pagina di Facebook e al canale e a tutti i link che trovate in descrizione, che sono quello di Blink, quello di Miki, quello di non lo so, quello di non lo so ancora di più e anche quello di forse non lo so. Sono molto bravi, fanno dei bei video. E ragazzi, come dire, è inizio del capitolo 5. Qui le scelte ve le farò vedere, ma a modo mio, piano piano. Quindi ragazzi, siccome sono Nebbia e non sono Peppe, per la seconda volta, come tutti i video, è tutto. E quindi, ciao a tutti ragazzi, buon Giorgio a tutti i Giorgi e buon match a tutti gli altri. E al prossimo video di The Walking Dead 2, domani alle 16, come tutti i giorni, fino alla fine del game, dove sbenderemo Kenny, lo cureremo e vedremo che cosa succede. Ma non ve lo dico oggi. Ciao e a domani!